incredibile, fa vibrare tutta la porta di Redivo con questo tiro fortissimo, pallone che è finito sulla traversa, il portiere probabilmente se fosse stato anche quel 5 cm più in giù non avrebbe potuto farci niente vista la violenza del tiro, la forza e la precisione. Complimenti a Willem, andiamo a segnalare anche questo nel nostro tabellino. Intanto Willem adesso si porta in avanti per battere questa rimessa laterale guadagnata. Un altro tiro ancora di Bertoni, stanno giocando a tiro a bersaglio con la porta di Redivo, che sicuramente non sarà contento di questa situazione né dell'atteggiamento difensivo della sua squadra, ma tant'è, questo è il calcio a 5. Belsito può ripartire con questa rimessa laterale, decide di darla direttamente nelle mani di Miraglia, che gli restituisce il pallone per Wilhelm. Poi la palla corre vicino alla linea di fondo e alla linea laterale, deve trovare una soluzione. Alla fine l'unica soluzione che è quella che ha Wilhelm è quella di provare un pallonetto a scavalcare l'avversario che lo stava marcando, finendo con tirare fuori dal terreno di gioco la palla e di riflesso regalare loro una rimessa laterale. Se ne va ad incaricare per la battuta Serzigno. A centro area si è posizionato nel frattempo Muñoz, mentre la palla però è servita indietro per Giubaschi, che riceve e gestisce la palla. In questo momento viene spinto indietro da Wilhelm, il fallo c'era, chiaro ed evidente, non ha da protestare Wilhelm, anche se lamenta una botta al ginocchio ricevuta nello scontro, ma il fallo l'ha commesso lui. C'è time out intanto chiesto da, vediamo quale formazione, comunque time out chiesto, quindi qualche minuto in cui i giocatori tireranno il fiato. Ricordiamo il parziale di 1-0 per Marca Futsal, che è inquadrata in questo momento con le riprese effettuate da Paolo Gorgi mentre riceve le indicazioni dall'allenatore Tiago Polido, nuovo allenatore che ha preso il posto del precedente, che ha gestito un'ottima annata non coronata dal successo finale che tutti ci aspettavano qui alla Pala Mazzalovo. Quindi quest'anno avvicendamento sulla panchina, se non abbiamo microfono tra i giocatori, quindi non possiamo sentire ma solo interpretare quelle che sono le indicazioni che Tiago Polito sta dando delle informazioni sui passaggi da gestire indietro in difesa a Bertoni, a Miraglia e a Belsito. Termina il time out, nel frattempo i giocatori possono rientrare in campo. Willem, Bellomo, Bertoni, Belsito e Miraglia, il quintetto della Marca, mentre Zancanaro, Cavalcante, Giubaschi, il portiere Redivo, e vediamo chi è adesso a battere la punizione. Prova a batterla direttamente dall'altra parte, poi sbagliano, era il numero 10 Rufine. Questa è la formazione che è rientrata in campo dopo questo time out a metà del primo tempo. Intanto c'è questo tiro di Bellomo che va a finire senza impensierire troppo tra le mani di Redivo. Riparte la Marca, c'è fallo, quindi c'è ammonizione per il numero 9 Cavalcante. Andiamo a segnare il numero 9 Cavalcante tra gli ammoniti. Al minuto 9 e 21 per essere precisi del primo tempo, 9 e 21 giocati, ammonito Cavalcante. Bellomo, Wilhelm gira dall'altra parte per Belsito per Bertoni, ritorna la palla allo stesso Wilhelm, ancora per Bellomo vede indietro Wilhelm e cerca di costruire un'azione da questa parte, non segue l'azione Wilhelm, Bertoni gli aveva data con la suola della scarpa, aveva lasciato indietro il pallone, non aveva seguito l'azione Wilhelm, era rimasto sul posto dopo l'ultimo passaggio e quindi l'azione si perde così. Prende un po' di coraggio il Cagliari portandosi in avanti, però con questi lanci lunghi sicuramente non otterranno più di tanto. Può ripartire Marca Futsal, maglia rossa quest'oggi, Belsito campeggia al centro della loro maglia lo stemma tricolore per la vittoria della Coppa Italia. Intanto Belsito
non riesce a raggiungere il pallone in tempo, quindi palla persa a fondo campo. Ancora Redivo che fa ripartire la propria squadra, perde poi anche il numero 9 cavalcante di pallone, Giubaschi. Giubaschi va al tiro e restituisce la traversa che ha colpito Willem. Questo sì è il primo vero pericolo della Marca, arriva esattamente a 10 minuti e 20 secondi dall'inizio del primo tempo, il primo vero pericolo della gara ad opera di Giubaschi su questo tiro che ha colpito la traversa. Anche in questo caso pensiamo che nulla avrebbe potuto Miraglia su questo tiro molto teso, molto preciso. Quindi pareggiate il numero di traverse Bellomo. Bertoni, Willem chiedeva la palla ma restituita a Bellomo che prova ad andare al tiro. Erano i due, nessuno è andato sul pallone, Willem ha avuto il pallone lì, libero, senza nessuno davanti al portiere, è stato il più lesto ad avventarsi e quindi il secondo gol al decimo minuto e 44 secondi, Willem porta a due le realizzazioni della Marca, un'ingenuità forse della difesa, la palla respinta da due difensori è rimasta lì ferma a metà dell'area del portiere Redivo, del portiere dei Cagliari, nessuno è andato a portarla via, a gettarla via, più lesto di tutti Willem che accorgendosi del fatto è corso ed ha insaccato l'incolpevole Redivo. Cagliari adesso che fruirà di questa rimessa laterale, siamo ricordo sul 2-0. Gioco è fermo, intanto si provvede a dare un altro pallone ai giocatori in campo mentre è stato recuperato quello che era uscito. Non c'è pericolo per il tempo perché, come sapete, in questo gioco quando il pallone esce dal terreno di gioco, quando fischiano gli arbitri per interromperne lo stesso, viene fermato il computo del tempo. E bella parata di Miraglia su un ottimo tiro del numero 15 Giubaschi, ottimo tiro, ottima risposta a calcio d'angolo e Giubaschi ancora colpisce il palo. Adesso in debito con la fortuna Giubaschi perché una traversa o un palo sicuramente non c'è fallo subito da Giubaschi, quindi c'è anche il terzo fallo della Marca. Mentre quello che più conta è il risultato parziale, per adesso vede la Marca avanti di 2-0 qui a Montebelluna al Pala Mazzalovo, dove di solito disputa le sue partite casalinghe la Marca. Dall'altra parte per Giubaschi che era proprio sulla linea laterale, il pallone prova il Cagliari, non riesce dice l'arbitro a mantenere il pallone in campo, era uscito l'arbitro, il signor De Coppi era proprio lì. Battuto non in modo regolare il pallone, viene ripetuta la ripresa da Nora per Bertoni che gli restituisce subito la palla. Nora si porta al centro della propria metà campo per gestire le azioni, ancora rimessa laterale guadagnata da Bertoni su un ottimo Giubaschi, ricordiamolo, una traversa e un palo colpiti. Va a incaricarsi di batterla Nora questa ripresa, ancora azione davanti per Marca Futsal. Bertoni di prima intenzione riceve il pallone e tira, però troppo indietro con il corpo, finisce con prendere troppo sotto il pallone ed alzarlo sopra la porta. Può ripartire intanto Cavalcante che poi nel restituire il pallone ai compagni riceve anche l'applauso dagli stessi, finisce con sbagliare lo stesso e quindi regalare la rimessa alla Marca. Nora sul pallone posizionato, batte immediatamente per Bertoni che restituisce subito la palla. Ancora Bertoni di spalle, aveva il problema di girarsi, quindi ha restituito a Willem. Willem finge il tiro, poi restituisce a Nora. Nora si è centrato, girano molto i giocatori della Marca mettendo in serie difficoltà i difensori del Cagliari. Poi Bertoni prova un tiro ma finisce col cadere scivolando per una coordinazione non perfetta. Giubaschi continuano a giocare sulla linea di fondo quasi. Intanto Duarte arriva al tiro, viene deviato da Zancanaro e la palla finisce fuori. Chiama schema a Bellomo,
alza la mano, indica quattro dita, chiama schema. Duarte, la palla lanciata a metà strada tra Bertoni e Bell'Uomo, uno pensava che andasse a prendere l'altro e viceversa, è finita in fallo laterale. Ci può stare sul risultato di 2-0 anche un piccolo errore come questo. Siamo, ricordiamo, alla seconda giornata di campionato, la stagione è appena iniziata, quindi avremo occasione e avranno occasione i giocatori soprattutto di rodare i meccanismi, i passaggi, i tocchi e quant'altro per arrivare a commettere il meno errori possibili. Adesso che siamo all'inizio può starci qualche errore, qualche posizione sbagliata o qualche passaggio sbagliato, più avanti magari verranno meno accettati soprattutto dall'allenatore e dal presidente queste cose. Adesso vediamo Nora intanto che ha restituito palla a Miraglia, che poi gioca con lui in linea difensiva. Duarte allunga per Bertoni che in corsa riesce a scavalcare il numero 9 Cavalcante, decisamente più lento di lui in questa fase. Può ripartire il Cagliari ma finisce col perdere immediatamente la palla. Bell'Uomo che va alla sostituzione con Patias, intanto Nora, esce anche Bertoni per Belsito. Duarte si guarda attorno, vede il posizionamento dei compagni, da Belsito in questo caso, Nora per Duarte. Duarte prova il pallonetto a servire l'ingresso, a favorire l'ingresso di Belsito, solo che non è giunto a compimento questa azione. Intanto Giubaschi porta palla. Cagliari che prova a riandare in avanti con Cavalcante. Nora in possesso di palla. Duarte indietro per... E intanto la palla che finisce con molta difficoltà tra le mani del portiere Redivo, che rimane infortunato alle mani, probabilmente nella mischia è stato calpestato perché il pallone era lì, non riusciva a bloccarlo del tutto con l'ingresso degli avversari, con le carambole che il pallone ha fatto. Alla fine è riuscito sì a bloccarlo, però probabilmente ha subito qualche pestone alle dita e adesso è a terra a farsi medicare. Diamo un'occhiata al minutaggio della gara, siamo a 5 minuti e 58 dal termine del primo tempo di questa seconda gara di campionato che la Marca gioca nel campionato 2010-2011 per la prima volta nel suo palazzetto dello sport al Pala Mazzalovo di Montebellone. Si è ripreso il portiere, può riprendere il gioco, ripartire, la palla è subito preda dei giocatori della Marca, non riesce Nora a mantenerlo in campo. L'arbitro a un passo dalla rimessa al Cagliari e poi Nora che con un piede, con il piede destro in mezzo alle gambe del numero 8 Muñoz, riesce a buttare il pallone in fallo laterale e quindi a fermare questa azione d'attacco. Ancora la Marca in possesso di palla. Belsito, un numero per dare la palla a Patias, poi finisce col perderla ma la recuperano e la danno indietro a Miraglia. Miraglia che ha debuttato dal primo minuto in questa gara, di solito faceva da secondo alla nazionale Feller. Patias, il possesso di palla, se la fa portare via da Giubaschi che poi a sua volta la perde. Duarte adesso guarda di nuovo il posizionamento dei compagni, serve Nora che gliela rende, giocano i due con un paio di passaggi e poi provano ad andare dall'altra parte con Patias e Belsito. Ancora Nora, attende i movimenti dei compagni, attende anche l'apertura della difesa avversaria, poi finisce a terra Serzigno e guadagna poi Duarte un calcio d'angolo perché la palla è stata deviata per ultimo da un giocatore in maglia azzurra. Battuto, c'è un fischio dell'arbitro, vediamo, c'è stato un fallo commesso ed è il quarto fallo che va assegnato nel tabellone alla Marca. 4 i falli commessi dalla Marca, 1 per il Cagliari. Il parziale, ricordiamo, invece è di 2 per la Marca. Reti segnate da Patias e Wilhelm, mentre prova a ripartire il Cagliari ma nulla di fatto.
finisce il numero 5 Sazzigno con perdere il pallone fuori dalla linea laterale. Ancora Marca in possesso di palla. Per quanto riguarda questo primo tempo, almeno fino a questo momento, quando mancano 4 minuti, il gioco l'ha creato per il 95% la Marca. Il restante 5% sono due azioni e tre con questa, con questo tiro centrale di Sazzigno. Dicevamo quel 5% sono state le due azioni con la traversa del palo di Giumanski. Duarte nel frattempo, Nora, Patias, bel sito, Duarte riesce a restituire contrastato dall'avversario il pallone a bel sito, Patias, Nora, ancora bel sito. Regalano qualche metro alla difesa dei Cagliari, forse la vogliono fare aprire, questa può essere anche una tattica di gioco, indietreggiando fanno aprire gli avversari per guadagnare poi metri, così è infatti bel sito, aveva un pallone d'oro, era tu per tu col portiere, così come Giubaschi in questo momento botta e risposta da una parte e dall'altra. Gli applausi vanno ad entrambi i giocatori, nonché anche a Miraglia da parte del pubblico di casa per questa uscita. Lo stesso dicasi per Redivo, che prima ha contrastato. Intanto c'è un tocco, Miraglia riesce ad evitare il calcio d'angolo, la palla finisce su sua deviazione, sul suo calcio in rimessa laterale. Qualche attimo di relax da parte dei giocatori, siamo all'inizio del campionato, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, quindi c'è anche probabilmente qualche problema con la preparazione, qualche affaticamento che arriva prima, non c'è ancora il ritmo partita che c'è a metà verso la fine del campionato, quindi prova il Cagliari ad affacciarsi nella metà campo della Marca, lo fa con il suo capitano Ascherra e adesso con il numero 11 Cerutti. La palla poi finisce nelle mani di Miraglia, che fa ripartire Nora, non riesce a controllare il passaggio di ritorno di Nora. Wilhelm, ma ruba ancora palla Nora, Bertoni adesso, Bertoni per Wilhelm, Wilhelm va subito al tiro, respinge con i pugni e si carica al portiere Redivo per questa parata, era un tiro centralissimo, sicuramente forte ma non impossibile da parare. Bertoni, ancora Bertoni e Wilhelm, sicuramente in questa prima fase Wilhelm e Bertoni sono quelli che stanno impensierendo di più la retroguardia cagliaritana. Prova ancora il Cagliari ad andare in avanti con Sazzigno, palla a Muñoz di fronte a sé, aveva Patias, ha deciso di tornare indietro per Asker, che adesso invece gira direttamente nelle mani, anzi nei piedi del portiere Redivo, il pallone. Muñoz che dialoga con Sazzigno, la palla poi in avanti, si guarda attorno, non ha nessuno a cui dare la palla, finisce con la smorzata lì e rimane tra i piedi di Wilhelm e Ascher il pallone. Poi Bertoni tutto solo col portiere riesce a tirare, c'è la deviazione, aveva provato Redivo ad andare al rinvio ma l'arbitro non si è fatto trarre in inganno, ha visto che c'è stata la deviazione del portiere stesso e quindi c'è il corner. Comunque bravo anche in questo caso Clodoaldo Redivo ad uscire e a chiudere lo specchio della porta a Bertoni. Non è valida la ripresa del gioco, c'è un time out che è stato chiesto e di conseguenza si ripartirà poi con il calcio d'angolo. 1 minuto e 20 ancora da giocare, 80 secondi in questo primo tempo, poi naturalmente avremo occasione di seguire anche il secondo tempo. Vi voglio dare già un'informazione, ci sarà un anticipo di campionato mercoledì sera con la gara di Marca Futsal Lazio, che verrà qui al Pala Mazzalovo mercoledì sera alle 20:30 a disputare la sua terza giornata di campionato, è stata anticipata da sabato prossimo a mercoledì sera alle 20:30, quindi
chi volesse seguire questa gara lo potrà fare, sa anche mercoledì sera alle 20.30 qui al Palamazzalovo ci sarà la terza giornata di campionato, un anticipo tra Marca Futsal e Lazio. Si riprende da dove si era interrotto il gioco poco fa, ovvero dal calcio d'angolo che doveva battere la Marca sul Cagliari. Con calma Nora va a prendere il pallone. Wilhelm, Patias perde palla, ma non c'è nessuno giocatore in maglia blu a cercare il pallone. Chiedeva Muñoz la deviazione, invece l'arbitro non è stato dell'avviso. Anche in questo caso lancio lungo dove non c'è nessuno, palla che finisce fuori. Con calma il portiere della Cagliari va a recuperare il pallone stesso per poi rimetterlo in gioco. Rimesso in gioco in questo momento e subito termina fuori. L'ultimo a toccare è stato Muñoz e quindi Wilhelm può far riprendere il gioco dando a Bertoni. Bertoni avanza da Apatias. Nora, Wilhelm, Nora ancora, Bertoni. Nora, Wilhelm. Questi ultimi secondi di primo tempo stanno facendo girare molto il pallone, ma poi finiscono col perderlo. Il lancio di Patias non è preciso. D'altronde è un nuovo innesto nella squadra che quest'oggi gioca in maglia rossa, allenata da Tiago Polido, e quindi necessita probabilmente di qualche gara in più, qualche allenamento in più per approfondire i meccanismi e precisione con i passaggi, precisione che non c'è stata in questo momento sul passaggio del giocatore in maglia blu numero 3, ovvero Zancanaro. Il passaggio diretto a Muñoz è finito a fondo campo, quindi Marca che gestisce il pallone in questi ultimi secondi, 10 secondi al termine del primo tempo. Ricordiamo la parziale di 2-0 per opera di gol di Patias dopo 7 minuti e 30 di gioco e dopo 10 minuti e